problema sono diversi problemi. Abbiamo uno principale che è il contratto nazionale, che per la questione del Covid si è praticamente tutto bloccato e per noi è indispensabile portare avanti questa situazione del contratto. Il secondo problema importantissimo è che abbiamo almeno 100 aziende importanti del nostro paese che stanno in crisi e che non trovano soluzioni. Rischiamo con la sospensione dei licenziamenti ad agosto, che se non si affrontano i problemi avremo una miriade di licenziamenti. Questa è una cosa gravissima, stiamo facendo questa protesta mantenendo le distanze, vedete le sedie, perciò è una forma di protesta che ci consentirà di dare un segnale a chi dovrà ascoltarci, in modo particolare il governo, per affrontare queste situazioni che sono gravissime. Oggi siamo qui per le oltre 100 crisi che ci sono in Italia delle aziende. A rispetto degli altri la nostra storia è un po' diversa, perché per la seconda volta siamo stati messi in amministrazione straordinaria. Io sono Massimo Musetti, RSU della UILM dell'Italia One Bau. L'amministrazione straordinaria è il commissariamento, nel senso che la nostra azienda è stata dichiarata fallita, quindi abbiamo avuto la possibilità di continuare la produzione con un commissario straordinario applicando la Prodi Bis, la legge Prodi Bis. Questo ci dà l'opportunità di poter continuare la produzione e di avere la possibilità di essere venduti a una ditta che può essere interessata al nostro prodotto, il compressore domestico. Contatti oggi e nei giorni che verranno in cui si deciderà che cosa succede. Quelle delle aziende più piccole neanche arrivano né sui giornali né al ministero, il governo non sta facendo nulla per sostenere gli investimenti industriali, bisogna assolutamente che ci sia un cambio di passo, perché non arriva la cassa integrazione e contemporaneamente non arriva la liquidità garantita dallo Stato alle imprese. Questo è un cortocircuito che rischia di portare uno degli autunni più terribili della nostra storia, e non ci si lamenti poi dopo, perché questo sindacato già prima del Covid aveva già spiegato, tutti i metalmeccanici insieme avevano già spiegato che questo paese è in grandissime difficoltà e bisogna lavorare assolutamente per prevenire la disperazione sociale.